Perfetto, adesso voglio andare dai Mykonoid, Mykonoid Colony, qua. Ah, vai tu, prendi giusto tu un attimo e poi torni, no? Sì, vado lì e poi torno. Cazzo, io spero che non mi rimanga sto malus qua a vita adesso, Army of Justice. Ma no, perché diventi da tipo di guardia. Eh sì, però mi rimane, cioè, ho cambiato area, sono ancora qua. Cioè, ce l'ho ancora qui. Boh, va bene, River nel te, me l'ha data, perfetto. Torno indietro. Greenforge, no, Ancient Forge. Perfetto, vi aspetto all'Ancient Forge. Ah no, siete già qua, ok. Ma Paladino della Vendetta sono Enemy of Justice, fa ridere. Ma Allora. siamo andati giù dai Mimic? No. Ah, cazzo, i No? Mimic. Andiamo dai Mimic, allora. Prima. Quindi Greenforge. Ah, vabbè, dai. Bra Bravo Gabbo, tu sei ricordato. Guarda, sono qua. Mi ricordavo che c'era della roba qua. Sì, sono i mimi che danno un sacco di loot cazzuto. Ti hai fatto proprio a Bane, Ma... beh. Ma... E vabbè. Cosa? Vi siete stupiti della discesa? L'ha fatta Alsin, quindi serve percezione qua. Quindi coso ladro. Perfetto. Vacca, cosa è successo? Ho fallito il tiro di percezione. Allora... Poi sono sorpreso, non è vero? Anch'io. Ma io no. Hanno Vabbè. resistenza a tipo tutto. Sei sorpreso? Ma come anche loro? Che due coglioni? No, sembra che ce l'abbia solo Jair. Adesso non lo so. C'è Gabbo, vediamo cosa fa. Già eri sorpreso perché ha fallito il tiro. Però così non possiamo spingere giù perché hanno loot. No, si attaccano. Si vanno uccisi uccisi. Pugno in gola. Cazzo, Però questi anche... ti mangiano e ti prendono Ah, l'arma che avevi hai, scliccato, eh. c'è altro Quindi devi per dell'aria. forza ammazzarli. Sì, ti rubano l'eco, questi figli di puttana. Vabbè. Io che devo fare? Ho fatto. Devo prendere un po' di botte, ma... Allora. Ah, c'hanno resistenza tagliente, perforante e contundente. E sono immuni all'acido. Però sta cosa non sono immuni. E botte. Già. Ai miei smite non sono immuni. Vacca, stai usando tutti? Beh, Vabbè, tanto sì. Abbiamo fatto un combattimento grosso. ci abbiamo il Grimforge. Tanto Abbiamo qui quello non che gli ti faccio. riposi prima. Sì, ma Green gli fai danno solo con la dora contundente. Gli faccio un cazzo comunque con gli smite. Vabbè, Grim dobbiamo usare la mossa, la super mossa del rosso gufo, eh. Quindi insomma, va bene. No, povero suo gufo. Ah, ho sbagliato, cazzo. Ma va a cagare.
Gli ha rubato gamma, niente, va menato. A me non può rubare le armi. Adesso ti morde e non hai più le mani. E i piedi. Ti equipaggia i pugni. Ok. Comunque il rumore del cazzotto da Bud Spencer è terribile. Roba da bardo che nessuno ha, quindi la vendiamo. Io spero che il mio coso delle guardie non sia per tutte le guardie dell'assoluto, sennò è un disastro. Oh no. Non l'ho mai visto tra l'altro quella cosa. Cosa? L'Enemy of Justice, è la prima volta che lo vedo. Anch'io. A farà? Vabbè. Lo devo rompere? Mamma mia. Devo contenere sta roba, sai. Alan Dax ha mandato Tommaso. No, Tommaso. Cazzo, sono. Non posso mandare a Tommaso. Ah, vabbè. Cosa? Se la mando a Draken. Andiamo da. Lanciare. Da Grim. Adesso andiamo da Grim. Ah, dici quella che ti ho messo io nella tasca. Ah, ok. Sì, puoi lanciare, tientela. Mi vado in Cumbered. Abbiamo le mold delle armature? No. Dobbiamo trovarle. Che, cioè, il resto è inutile, solo le armature sono forti. Dobbiamo finire di esplorare quassù. Qua c'è la corazza a strisce pesante. Dove sono io? Oh, arrivo a prenderla. Qui me la metto io quella e godo. Presa. Bravo. No, ma su non c'era un cazzo, Gabbo, a parte quello. Dai Mimic, mi ricordo bene. Ah, qua c'è un combattimento. Di scaglie meglio. Ah, meglio. C'è un combattimento. Dov'è Jay? Con chi sta parlando? Ma che siamo a Grimforge, ma che sta succedendo? Cato su una statua che era Fluidit. Ah, Scale Mail Mold, qua davanti. Se la prendiamo, qua c'è un combat, venite. Sì, sì. Ah, con le armature. Sono forti, non le sottovalutate. Perché queste resistono a qualunque tipo di cosa, come al solito. Queste anche a normal. No, invece qua no, ma perché? Ma... Come Sanciuccio io. Sono immuni, eh. Dove cazzo sono? Sono quelli. Mi devo aspettare che arrivano in corpo a corpo, dai. Sono sopra. Un ciccione. C'è una di fianco però, Gabba, c'è una dietro il muro qua, guarda. Puoi andare. Non ci arrivo, vado. No, aspettiamo così, ma però hai dash con la bonus action, magari. Ma è morto quello lì dietro. No, è vivo, è qua. È qua dietro, è dietro il muro. Ah, ma è intanato proprio. Vabbè, non mi sparo quelli su, dai. Vuole fare surprise, motherfucker. Ma sono nascostissimi, eh. Sì. Non posso attaccarli. Ma allora, niente, rimani lì e le prendi. Allora devo fare. Allora sì. Beh, non è immune ai pugni. No, ma stranamente mi ricordavo resistenti, quando pare mi ricordavo male io. Sì. Te gliel'hai lanciato indietro. Mm.
Maledisks. La tua sorella, quella 96 per 95%, dai, sembrava quella 96, nel senso nata in quell'anno. No, era 2000 sua sorella, quindi. No, però quando lo stava dicendo al nemico, no. Guarda, a me la bevo la... No, vabbè. Ah, difesa alta, però, eh. Era una scia altina. C'ho 55% di colpi da osso buffo. Vabbè, 19 danni ho fatto, bene. Ma perché hanno 18 di CA, però... Vabbè, due colpi, uno sì, uno no, ci sta in adesso meglio. Campo fai due attacchi, tra l'altro. Sì. Sì, però i danni sono bassi adesso. Adesso comincia a avere bisogno di un'arma o... C'hai il talento, no? Sì. Taven Brawler, sì. Sì, ma ho 18 forza e... Comunque è tanto, c'è cioè più 8 più 8. Sì, ma il pallo che non ha un cazzo di senso, tanto è forte. Aia! Aia! Ma lui è lì per ricordarti che... Bene. Aia. Allora, io ne ammazzo due lì dietro. Io non posso tirarti su, direi. Ma non importa. Io sono un cazzo di rosso gufo. Che potenza di percosse. Togia Ail, ti mando questa maschera perché sì. Però tiratelo su. Arrivo. Ah, ma tu non puoi, nel senso che... No, perché da animago non posso. Ah, aspetta che do una cura a Jael, vieni qua. Tieni, caro. Grazie. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo andare giù di qua, però a fare la lava possiamo prima Grim. No, la lava è dopo, secondo me. È dopo, sì. Andiamo. A prendere il talismano per Gabbo, quello da Monaco. Che si ricarica i punti chi quando lo usa. È comodo. Vogliamo fare la mossa, Rick? Da qua volo giù. Esatto. Ma non so da che altezza riesco, Insomma, lo puoi fare non... Beh, puoi farlo tipo da qua su, non da lì in alto, tipo da qua. Oh, cosa mai salva, ma... Sì, beh, sicuramente salvo, perché tanto qua si bugga spesso. Ah, domanda. Oh, fatto, visto? Che cosa craftiamo alla forgia? Le due armature. Io. Ah, un po' deluso. Conviene, le armi sono palesemente le più forti. Ma di mod ci abbiamo tutto? Abbiamo lo scudo, le armi non servono a niente. I forti sono lo scudo e le due armature perché danno immunità ai critici. Ti puoi spostare già io? E l'elmo, perché lui ti droppa anche l'elmo. Va bene. Siamo pronti? No. Allora. Io arrivo più o meno dove nella prima zona. Casomai aspetto qua. Boh. Ma dovremmo andare giù? No, devo mettere un mold. No, dentro. Devi mettere una mold, esatto. Mi passa a scale medium, mettiamo questa. Quanto mitri l'abbiamo? Uno? Mi sa di sì, uno si prende dal fuoco, credo. Uno è qua in giro, eh. Beh. Ma non c'è la lava? No, ma la lava è giù. È che dobbiamo mettere un mitril dentro per poter farla abbassare. Ok. Ci serve un mitril, qualcuno ce l'ha? Il materiale. No, io ce l'ho adamantio. Io ho le scoglie da davanti. No, non fa un cazzo quello. Mi sa che abbiamo lasciato sopra. Uno è sotto e uno è sopra. Esatto. Quindi
Anzi, no, possiamo andare a prendere di qua in realtà. Vieni qua, Rick. Sono di qua, ragazzi. Venite, se mi ricordo bene. Ce n'è uno però c'è, qua, sì. Però c'è quel combattimento da tumore con quelli di fuoco. Quindi salvite tutti. Arrivo, Comunque sono un personaggio di The Sims io adesso con il cosino in testa, Cos'è qualcosa che c'ha in testa? Lex. Ah, sì, è vero, sì. Siete pronti? Fai venire il collega a combattimento peggiore del gioco. Ma io secondo me l'ho skippato questo fight. Cioè, ci sono andato qua a prendere la roba là in fondo, ma non... Ah, siete pronti? Potete puoi skippare quel fight lì. Beh, Gabbo... Vi aspetto qua. Non vado a combattere da solo. È arrivato. Ok. Rick è arrivato. Vado in fondo? Ma dov'è il combat con i cosi? Stanno qua. Ancora non sono triggerati. È sopra il... è sopra quello con i Memphit. Sì. Ah, dobbiamo andarci. Dobbiamo andare lì dopo. Ah, qua dovrebbe esserci intorno un Mithril comunque. Ah, qui prendiamo le... Gabo, devi pararci tu col coso. Con chi? Qua c'è un fossile di adamantio da aprire. Devi prendere tu il medaglione. Mentre Gabo prende il medaglione, io vado ad andare a prendere il Mithril. Però è loccato. È chiuso, deve aprirlo Jael. Jael deve aprire... Io? C'è una cosa da aprire. Ecco qua. Ecco. Ah, l'amuleto senziente è bellissimo questo. È quello. Quello che cavo deve prendere. Mi fa un sacco ridere. Intanto senti parlare, dici chi cazzo è? Ma che cazzo fai? Perché cammina? No, che cazzo fai? Ma perché è camminato nella lava il mio personaggio? Ma what the fuck? Stupido idiota! Però non mi godo dove il secondo Mithril. Cazzo. Quello uno è sopra. Altro non era qua intorno. Scusami, Qualcuno se lo ricorda? No, assolutamente no. Cosa? Sono i due Mithril. Vabbè, dall'altra parte dove c'è la roccia di Mithril. No, uno è sopra, l'altro ce ne sono due. Allora. Uno è vicino alla Ancient Forge, quello là o no? Quello lava. Quello della lava è qua, poi ce n'è un altro che è sotto secondo me. Ah, uno è a sud-ovest, che non ci sono i cosi, Mephit. I Mephit sono qua da quello che ho io qua davanti. E l'altro dice a sud-ovest dalla lava flow, da waypoint. Hai dato uno quello per i Mephit, vi aspetto qua perché è terribile quel fight lì. Che sei. La cosa farebbe comodo avere un bardo col terzo short rest. L'abilità è veramente spaccata. Dov'è che sei, scusa? Sono sopra, sono qua. Okay. Sulle scale per tornare su. Ok, perché gli altri sono rimasti, mi sa di là. Arrivo. No! Oh no! No, per favore, no! Siamo tutti lontani come la merda. No, per favore, morto. No. È morto da tutto. Bisogna andare, allora. Vado da Withers, dai. Sì, vai da Withers che è meglio. Cioè, io
programmo il salto in modo di non andare nella lava neanche un centimetro, mi va nella lava lo stesso. Dov'è Wither? Qua. Wither Scaro. Dobbiamo da restare un amico. Io sono a campo anch'io. Ok, già Hail, sei... dovresti essere vivo. No, ancora. Rise. Gabbo? Ecco qua. Gabbo che sta prendendo? Ma no, Gabbo, aspettaci. Cazzo, è anche sorpreso, Gabbo. Ai ai, male male. Vado! Volo! Vai! Di cavolo obeso che salta sulla sono lontano siamo lontani a fanculo noi, Come sono preso se mi ci sono lanciato con tutta la mia potenza? Dai, due dei messi proni, Detongo! Chiaramente detto detongo, comunque. Retonghe! Beh. Guarda che esplodono, Lo so. Fai fare a distanza se possiamo. Lo so. A parte Rick che può andare sbagliare, tanto non è il suo corpo. Ma che cazzo vuoi da me che sono lontano 6 metri? 6 chilometri, mica 6 metri. Non più. No, guarda, adesso sei di fianco a lui. Vabbè, ma che due coglioni. Non è che quello resistente al fuoco. Ma... vabbè. Arma a terra, niente. Allora, uno. Due. Ah, che vero che io rispingo e quindi mi espongo lontano dal mio corpo. Sono felicissimo. Ma guarda dove è il Manfit là sotto. Ho visto che l'hai lanciato in Coconia. Beh, è esploso. Ok, sono un po' incendiatello, però dai. Ma sì, sei una fiaba. E poi puzza di pollo bruciato, ma. Che poi anche secondo me deve sapere di pollo la carne di orso gufo. Se ci pensi. Non sa né di orso né di gufo, ma direttamente di pollo. Sì, chiaro. Sei un pollo gigante praticamente. Un pollo veramente arrabbiato, ma pur sempre un pollo. Ma... Aia. Beh. Aia. Ritmeta è veramente un incantesimo bastardo. Ed è veramente forte, tra l'altro. Aia. Perché sono ingombrato? Ma che cazzo hai? Ma di tanto anche. Ah, le mold, Rick. Ma pesano 10. È che prima portavi in quanto... in quanto fosse gufo. Sì, impossibile, probabile. Vabbè, la mace la butto giù, non ci serve a niente. Anche la long solo la butto giù, non ci serve a niente. Allora, andiamo a prendere il mitreollo. Prendo. Perfetto. Andiamo a prendere il secondo mitrollo. Tanto dobbiamo scendere. Io scusa, ma dovrei andare. Vabbè, ci sta. Ma di più che altro sono tornato ieri dal mio evento LARP e ho proprio bisogno di dormire lo stesso.
Mettiamo questo giù e così ci salva, direi. Una volta, ok. Vai. Boh. Vai a geggio. Ha fatto qualcosa? È uscito? Oh, aspettate che... No, non esce, non esce ancora. Deve scendere giù, no? Su, Okay. A cazzo di cane. Cioè, allora, aspetta, lei stia lì. Cazzo di gnocca. No, ci mettiamo i 4 punti cardinali e attiriamo Grim sotto la martella. Siamo messi a... cioè, sei tu e Tommaso che vi vedo molto in forma. Io sono perfetto. Ah, sto da Dio, non ti preoccupare. Va bene. Ah, c'è il Video Game District a Lucca con GameStop. Beh, sì, sempre stato. Siete pronti? Vai. Vai, concentriamoci. Vai. È già uscito, no! Sto vedendo. La cutscene. No, ma prima che carichi la capsule si vede lui uscire. Sta uscendo omogeneizzato l'arancia. Ma me ha caricata subito. Niente, ha bisogno di un computer più smart, Gambo. Ah, vero che adesso Rick ha la scheda video nuova, anche tu. Usata, ma vabbè, no. Adesso puoi far girare anche tu Baldur's Gate a 9000 FPS ad ultra. No, io ce l'ho fermo a 60 FPS e così il computer non scalda. Vabbè, c'è freddo, lascialo scaldare adesso. No, Megazord è arrivato. Allora c'è... Ah, io bisogna che Gabbo lo attiri a sé a questo punto. Direi di sì. Se no, guarda, mi metto un po' lontano e lo colpisco. Dunque, com'è che si faceva a prendere l'enmity? Devi colpirlo. Però per l'ultimo che gli fa danno prende l'enmity. Ok. E adesso l'ha colpito Elio. Adesso devi colpirlo tu, perché devi attirarlo. No, Rick. O Rick. Anche Rick può farlo in realtà. Fai tu Rick, anzi, non fa Gabbo, fai tu. Quanta vita? 450 qui. Io ho 45% di colpigo con il razzettino, Quanto ne aveva quando l'ha contato così? Bravo! Ah no, perché io ho mirato e il mio personaggio si è spostato senza che me ne accorgessi. Okay, perché stavo mirando da fuori, scusa. Cioè, stavo mirando fuori dal range. Guarda che sta soffrendo nella lava, è fantastico. Qual era una posta di cura comunque? Ma dai, vabbè, no, se vuoi. Funzionato su. E io no, ci ho voluto provare. No, ho schiatto, pure se no ricarichi se vuoi, tanto. Ma va bene, ricarichiamo, capito. Adesso c'è un altro. No! No, lanciagli roba a impatto, cioè che faccia danno contundente. Quindi dei martelli o le tue mutande. Lanci. Cioè i pugni nelle mani che danno da impatto. Sì, ti autolanci. Cioè ti prendi con la mano destra alla sinistra e ti lanci. No, che schifo. Fottuta zanzara. Vediamo se la mia strategia... dici quando scende il martello? Esatto. Spostalo su. La può stare solo in un angolino. No, allora mi secondo me non serve un cazzo. No, è... esplode e fa danno. Basta che non colpisca anche noi. Proviamo, dai. Vabbè, rimettiamoci nei punti e poi vai nella valvola. Ok. Può essere colpito. Io mi metto il più lontano possibile. Spostatevi il più lontano possibile. Gabbo va indietro. Il più lontano possibile. Rick, devi provare. Vado, Eva. Aspettate. Ok. Vado con la leva? Vai con la leva. Okay. Mi sembrava un po'... Non è neanche morto, peraltro, gli ha fatto un cazzo di niente. Allora, io vorrei... Praticamente parlando. Rick, no. Devi salvare questa clip e pubblicarla. No, cioè... beh, questa... Cioè, sto registrando... È perfetto. Io avrei dovuto anche fermarvi, perché nella mia run recente cattiva ho provato a fare la stessa cosa, non gli ha fatto un cazzo. Quindi no, tu hai sopravvissuto, noi no. Ti ho rinvitato. Va, cosa è successo alla lava? È tutto buggato. Sembrerebbe di sì. Ma quindi non solo per me, ok? Anche per voi è tutto buggato.
Anch'io vedo la stessa cosa tua, sì. Ecco, sì. Ultima patch hanno più rotto cose che messe a posto. Sì. Allora. Adesso è vulnerabile. No. Adesso è vulnerabile ai contundenti e può essere danneggiato. Però la domanda è, il martello gli aveva fatto danno? Sì. Riesco a rientrare in gioco. Neanche tu? Anche lui è shottato. Sì. Si è ridotto icona e non riesco più a recuperarlo. Ah, lì devi chiudere e riaprire. Ma posso tirargli Camp Supply Sec, incredibile. Mandami il dito, va. Rick. Eh? Sei già dentro? Cosa? Io sì. No, coso, mezzaluce, sei già dentro, come faccio a mandarti l'invito? No, okay, adesso vedi che adesso ha lasciato, ok. Ora ti posso invitare. Dove cazzo sei? Qua. Fatto. Rick, schiaccia il martello. Con te? Schiaccia! Gli ha fatto danno? Sì. Ah, però ha fabbricato un oggetto. Sì, però sono tornato in vita io. Eh? Va bene, già Hail è dentro. Ma che ti sei fatto schiacciare? Perché è divertente così. Beh, però se dobbiamo ricaricare ogni volta che ricarichiamo nessuno riesce a entrare perché li crasha. Non devo ricaricare, volevo solo fargli danno. Ma non gli fai il danno? Sì, sì. Comunque non ha preso danno, Non ha preso danno, Ma non è sotto, non è dentro, Torre. Ma basta che abbia una gamba vicino, lo prende da me. Ah, fanculo. No, non ha la gamba, non è ancora dentro, va fatto ancora. Ma è stato bello così, va bene lo stesso. Vabbè, intanto abbiamo la corazza scaglia davanti, quindi se vuoi prenditela e fuggi. Così ho provato, non posso muovermi perché ho attacco d'opportunità, quindi sto fermo qua. Bene. Anzi no, posso spostarmi... Dov'è disengage? Perfetto. Fatto. Vabbè, chi è che ha il bersaglio adesso? Perché dovremmo portarlo sopra a coso, in teoria. Dovrebbe avercelo già Hail. O sì, portarlo target, sì. O portarlo nella leva, oppure in generale... Ma già Hail è tornato? Sto per entrare. Sto per entrare, perché... Sta caricando. Sì, poi in realtà è lui che vuole il computer più arretrato, quindi fa più fatica a fare caricamenti continui. No, non lo so. Si deve caricare tutto un attimo. Solo perché mangia un sacco di RAM, cosa è successo? Cosa è esploso? Perché vedo il golem? Ha lanciato una cosa ma non gli ha fatto niente. Non ha fatto niente? No, ha incendiato la corazza di scaglie da Damantio. Ma no. Ma no, vabbè, ma non è... Fa danno da fuoco, sto coso è da fuoco, che danno gli vuoi fare, scusami. No, ma se fate esamina, vedete cosa gli potete fare. Sì. Diventa debole solo a contundente. Solo a contundente. Ed è immune al fuoco, è immune agli elementi. A resistenza allora, al freddo. Allora, resistenza... a mio discolpa, io ho lanciato un Nautiloid Tank. Che esplode. Quindi, no, non sapevo che tipo di danno facesse. Io l'ho sparato, poi dopo vedevo. Poi no, bisogna, l'unica cosa che colpire, bisogna colpire con martelli, bastoni o cazzotti. Quindi adesso siete lì. Aspetterei un attimo. Stiamo aspettando cosa? Gabbo e Jair che mettano fine al turno, facciano qualcosa. Mi sa che è buggato il gioco. Perché? Perché non si carica. Vedo la lava, la terra sotto, dei tubi. No, quello sì, il gioco è buggato, che abbiamo già appurato, che la lava non sta funzionando, ma c'è, non ti preoccupare. Come si fa? Tu vedi il personaggio? Non vedo il mio personaggio, non vedo nessuno. A posto. Non c'è la musica, non c'è niente, ci sono solo
componenti. Allora fai force shot da F4. Brutalizzalo, è bella. E adesso? Adesso chiudi tutto e riavvia. Steam. Non il computer, il gioco. Chiudi tutto. Tanto Gabbo, puoi fare la tua azione, l'hai già fatta? Sì. Io da eroe... Ah, mi sono messo Survival Instinct. Usa il martello per ferirlo e... Niente, completamente inutile. Tra l'altro, qua mi sembra... Valvola della lava, non so se si bugga anche quella, perché una volta era successo un amico. Che cosa? Praticamente è che se non hai la lava grafica, poi la valvola della lava non funziona più. Non lo so. Adesso vediamo, a caso dobbiamo ricaricare, vabbè. Hai visto come sta andando? Ma come fare il ricaricone adesso, visto che Jay sta tornando? Come preferisci. Però lui adesso me lo dà assente. Beh, facciamolo direttamente ora, così non rischiamo più, via. Andiamo, ci provo! Oh, come on! Dai, che c'è? È dentro! Cos'è sta mafia del cazzo? Ah. Otto proof nella lava, appunto. No, è lì, se ce l'hai addosso. Non è proprio dentro. Che se faccio il passo di troppo. Ah, è vero, scusa. Allora. Allontanatevi possibile da lui. Che non posso saltare. Perché hai appena fatto la bonus action come dash. Vabbè, dovrebbe bastare così. Quindi. Troppo. Tanto ce l'ha con me, vai tra. Intanto lì che vuole ammazzare Gabbo, quindi. Ma crittato nel dubbio, però bene. Mi sa che è invincibile questa, ragazze, cos'è? Perché devi andare nella lava? Fai così. Io posso provare a fare. Fatto che. Qualunque attacco adesso lui non va al centro perché c'è troppo, è troppo vicino. Eh sì. È troppo vicino al centro, sto pezzo di cazzo. Un po'. Vediamo se riesce a raggiungermi. Siamo un po' distanti, Vediamo se riesce a raggiungermi. Io vado se ci riesce. Però vedi, continua. Rimbalza lì in mezzo. No, non ce la facciamo, dobbiamo ricaricare. Qua ci crepiamo di brutto, se no. Dobbiamo pensarla meglio. Intanto non dobbiamo pestare la lava. Già no, quello è uno, però effettivamente non è facilissimo, eh. Sì, così dobbiamo tornare giù ogni volta, che due coglioni. Tanto io da osso gufo torno giù anche senza. Arriva Grim, ragazzi. Ok. Adesso lo attira già Hale. Allora, io non sono in fight, quindi posso andare easy. Mi ha sgamato. No, Jay! Che eroe Jay, guardalo. E noi personaggi range siamo la niente. Però non hai l'aggro. Beh, ma io sono lo... io. Perché? Dai Gabbo, sparagli. No, Gabbo, non sparagli. Ah, ok. Fai tu, quindi? Faccio io. Gabbo sta fermo sto turno. Ok. Va bene. È un po' uno stronzo. Ok, lui è lì. Adesso tu, Rick, non riesci ad atterrare tipo qua. No, io gli devo atterrare. Gli devo atterrare poi in bocca, eh. Qua non so se ce la fa. Prova. 30% mi dà. Guarda, riesco ad atterrare. Io non so quanti danni gli faccio. Provo? Prova. O se gli faccio un cazzo, gli faccio un cazzo. Ah, beh, oh. Beh, no.
Beh, no, dai, da 3,50 è andato. 100 danni. Prono, signori. 100 danni prono. Prono, però è vulnerabile ancora. Sì, sì, perché è ancora surriscaldato, perché non è stato il martello a buttarlo giù, cazzo, quindi menateglielo. L'ultimo che lo prende è Gabbo, perché lo deve tirare lui, Ok. Figa, non gli faccia niente. Perché è resistente comunque a tutto, è debole solo a contundente. Che vai, quello Gabbo, che è il danno che gli ho fatto io, tra l'altro, Salto in picchiata e contundente. Stemmy Johnson. Invece gli artigli sono taglienti, quindi. Beh, quello gli ha fatto male comunque. Sì. Ma tanto stava in broiler, cioè. Beh, 13, dai, va bene. Sì, quindi sono solo benissimo. Sono solo due pestate di martello, Ma cazzo, l'ha perso. Allora, no, tutti attacchiamo. No, è ancora sul riscaldato, No, però... ha perso l'aggro su Gabbo. Vabbè, però... allora. Vabbè, attaccatelo, poi lo attacco io. Ecco. Perfetto. Ah, probabilmente mi fa un attacco di opportunità. Io sto cercando di capire se riesco a saltargli di fianco facendogli danno. Oh, però, quello era buono. C'ho gaggo. No, sì, mi conviene attaccarlo. Lo attacco io, Attaccalo, sì. Attaccalo. Ok, questo l'ho mancato. Vai, Gabbo. Adesso tocca a te, Gabbo. Allora, aspetta, che devo... Anche se prendi Rick, sti cazzi. Sì, tanto c'ho, il secondo V di vita. Ah, però se riuscivo a evitarlo. Ok, lo stai sul planeta. Allontanati il più possibile. Vai dietro, indietreggio. Ma non cambia un cazzo se mi allontano. No, perché... magari non arriva a colpirti, magari. Col pugno, col terremoto, sì. Oh no! No, l'attacco di opportunità! Perché tu mi dici perché c'è un attacco di opportunità a richiesta? Come messo automatico? È vero, è un problema. Ah, non c'è più la lava. Però lui è ancora surriscaldato. Allora, fammi andare un attimo nelle reazioni che la rimetto a richiesta. A due turni. Vado ad attivare la lava io, Ma in realtà può farlo anche Rick. Allora, può fare così? 4 danni, va bene. Vabbè, perché non l'ho preso dalla distanza. Vabbè, è stato bello. Io mi faccio questo anche. Vacca! Perché è contundente, ragazzi, è contundente, spaccatella. 40 è un danno importante. Sai cosa potrei fare allora? Sto facendo tutto io, Sto facendo tutto il suo gufo, sta facendo. Io vorrei andare a menarlo melee, devo essere sincero, però... Però... no, poi il fatto che fai pestone e fa danno a tutte e due. Ma prossimo tanto ci muoio, quindi fare il prossimo turno ci vado, Io adesso mi metto... Quindi? Qua... Adesso no, ancora fermo. Niente lava, ancora niente lava, perché sfruttiamo il fatto che c'ha surriscaldato. Ok, però c'è da martellarlo. Poi vedi se riesci a colpirlo tu, Gabbo. Ah, ok, tu l'hai fatto, io sto aspettando quello. Sì, tu l'hai fatto, sì, sì. Ah, già era anche, vediamo se riusciamo a portarlo. Allora, aspetta che mi devo avvicinare, che sennò sono in culonia. No, come quanto ha rotto lo suo gufo. Adesso poi, poi saremo di livello che prendo, però... Vabbè, poi quel cheesy... Allora, scusate che c'ho un angolo di merda per tirare... Ah, ok. E il danno è stato carino, gli ho fatto comunque un centinaio. Ok. Ok, sei il bersaglio primario. Sono allontanati ancora. Io ne tiro un altro, Che... poi cerco di raccoglierla la roba. Ma comunque gli fa danno, perché tra distorsione, cose, eccetera, eccetera, reagire. Ferma, no! Tua madre, quella gran vacca. Ha fatto danno anche a me? Allora. Mm.
Cioè, abbiamo quasi più chance di ucciderlo normalmente. Io gli posso volare di nuovo di fianco. E poi fare di nuovo spaccaterra. Via! C'ho anche vantaggione così a colpirlo. Cazzo. Ma sono vicino anch'io, mi fa la... Potrei attaccarlo, ma mi fa il terremoto. C'ho un'arma so. Contundente in mano, c'ho il martello. Magari... Piglia danni doppi, vabbè, io qua mi chiudo di fianco. Tanto poi adesso si alza e mi mena fortissimo. La giochiamo safe o la gioco rischi? Io giocherei qua. Rischi. Siamo rischi qua. Rischi di venire a picchiarlo a mano. Siamo qua, Ancora... Ah, però aspetta, ho un solo... C'ha un turno di tui sui scaldato, quindi al prossimo giro bisogna buttare la lava, eh. Eh sì. Quindi vado, va. Ma tanto... non lo so. No. Giochiamo fuori. Ah, che coniglio, Lo voglio risalvare di nuovo, Dio vado santo. Io, vai tu ad aprire la lava, sì? Sì, vado io. Rick, però ti devi spostare. Beh, che sei... No, aspetta, no. Che adesso è immune a tutto. No. Adesso è immune a tutto, quindi te lo attacchi. Vero. Oh. Vado, E io purtroppo non posso tirarti su Gabbo, perché dal suo gufo non riesco. No, ma va bene, non è... Vado che solo attacco... Ah, cazzo, lui non è sulla lava, però. Vabbè, ma cosa, ma... Che fake, cosa. Vabbè, però c'è da dire che non riuscivo a tirarlo sul martello adesso, No, il problema è che se io... no, perché ma c'è la più strada. Vediamo che fa. Eh sì, perché se fosse andato sulla... No, fa comunque più strada, Anche se poteva andare su Gambo e menarlo. Potrebbe sì, andare a finire me, quindi potrebbe essere una cosa buona questa. Vai, skipa Jail. Tuo punto. Sì, no, conviene skippare, vedere che... No, va verso di me. Ma te la con Rick, ma... Aia! Oh, questa Marta. È brutta, Bam! Molto brutta. Questa è pesa. Però adesso se lo attira Jair, siccome si trova a metà, dovrebbe finire sul martello. Esatto. Quindi occhio a non bruciarti. Ah, se lo attiri, dopo lui è abbastanza lontano che si ferma sul martello. Quindi no! Jail! Che... È viva! A posto! Cazzo, a posto! Essere viva? Allontanati. Sì, sei bersaglio primario e mettiti lontano, più lontano possibile. Finito il turno. Ok. Allora, cazzo, l'hai finito senza allontanarti? Porca troia, perché potrebbe fermarsi... prima per fargli l'attacco. Va bene, vai. Non attaccarlo, Torre. No, lo so. Vai. Vai vicino alla leva che devi martellarlo. Sto cercando di... No, dove vai? No, cerco di beccare Rick, ma vabbè. No, lascia stare. Fotte cazzo. Se mi fermo qua, perché se fa la martellata dopo ammazza anche me, quindi... Dai, fermati! Sì, bastardo! Sì. No, sono morto. Siete morti entrambi? Sì. Anche Jair è morto. No, quasi, non vai. Devi saltare. Tocca a te. Non voglio esperienza che non prendiamo, ma fa niente. 9. Vallo a finire. Con cosa? No, non può perché... Costa un'azione quel che ho fatto. Ma avvicinati. Tanto no, è immune adesso, è immune. Costa un'azione, non cazzo, posso salvarti. Restami. E come? La pozza è un'azione bonus, tirare. Non posso fare niente. Non potevo fare proprio nulla. What? No, perché... I benefit. Infatti, cazzo, dovevo restarvi, ragazzi, lo sapevo. No, tanto mai. Vabbè, vediamo. Se vi ressavo andava bene, cazzo. E quando ci ressavi? Ti stavo per lanciare la pozza. No, ma ci ha ucciso... Vabbè. Sì. Ti ho ucciso il terremoto, però dopo andavi giù ma non morivi. Vabbè, cambiava niente. Tanto queste sono delle mine vacanti, quindi non posso... Cazzo, è rimasto a 9 punti vita,
Questo è un problema, non ho armi. Questo, io posso fare questo. Oh, che bello. E adesso? Adesso... Cosa stai facendo? Sto mettendo dentro. Fatto. Perfetto. Vado a accendere la lava. Pronti, 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 via! Sì, sì, skip, 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 skip. Lui ha iniziativa meno uno, comunque. Ah, Rick in alto. Ah, io adesso lo attacco, come al solito, come primo. Sì, io aspetto, dai. Io entro quando mi chiamate, praticamente. Sì. Allora direi che, esatto, già lo attacca, però attacca Gabbo. Oppure prima Gabbo e poi Jail. No, ma Jail siamo su troppo, quindi fa Jail adesso e poi Gabbo. Perché il fatto è che se mi muovevo... Finivi nella lava, eh. Nella lava. Posso tirare qualcosa? Sì, tanto. Non hai la forza, secondo me. Non hai la forza, infatti forse non hai la forza per arrivarci. Dice che ce l'ho. Allora, bulbo spinoso. Ok. E non lo attacco. No, lo aspetta allora. No, non puoi andare tipo qua. No. Prendi troppo dal movimento, eh. Anche perché lui mi sembra che è morto di fatto, quindi non c'è neanche passo veloce. Ah, devi attaccarlo tu, Gabbo. Devo attaccarlo io? Sì. Sì, perché c'ha più strada da fare per arrivare da te. Vedi se riesci a colpire lì dove sei. Tiragli una cosa in bocca, una bomba o un qualcosa. Mi sposto qua. Però mi devo spostare. Allora, intanto... dato che non userò la bonus action, facciamo così. Andiamo qui. Facciamo così. Passo di lì. Prendo. Ok, ce l'hai tu, adesso torni là. Ok, movimenti. Ok. E qua. Oh. Attenzione, che qua. Potrebbe scapparci una martellata, eh. Allora, quando cade la martellata, lui in automatico diventa invulnerabile. No, quello lo so. No, per dire, quindi. Okay. Scendo, provo a fare danni io adesso e poi lo martelliamo. Oppure io entro in gioco dopo. Se puoi spostarti, sì. Poi ti devi spostare dopo. No, io mi sa di no. No, martellalo adesso. Usiamo adesso la martellata, vai, che è sicura. Martellalo adesso che è sicura e poi dopo vediamo. 138 adesso, se 160. E tra l'altro sono arrivati i Mephit. Ok. Quindi usate questo per ammazzare i Mephit quanto più Mephit possibili. Vado, sto andando. No, aspetta, attacchiamo una alla volta, che sennò ci accavalliamo. Io no. Sputtando il turno. Io ho ammazzato uno. Già lei ha finito il turno. O no? Sì. Sì, perché è troppo lontano. Cioè, i balestrini non sono a lungo raggio. Dove hai tirato? No, è ancora vivo. Uno. O fai lo shatter, li becchi insieme. No, mi costa un'azione. Non posso più farlo. Però una cosa che forse posso fare. Rippe. Non è vero, non posso farlo. Devo attaccarne un altro. Sperando che l'altro muoia. Altro è morto. Pacca troia, di uno è rimasto vivo. Va bene, va bene. L'ho usato. Ah. Perché adesso Elio deve ammazzare uno di Mephit e l'altro Gabbo, direi, perché sono
sono dopo. Sì, e tu, insomma, vita, tu hai sparato a coso per attirarlo, perché quello lì adesso va da loro due risciotta, eh. Ma è coso, è immune della terra. Io ho prima ammazzato un Mephit. No, sono... adesso, questo round qua. Sono dopo. È dopo i Mephit lui. Io sono dopo Mephit. Ok. Allora, Elio, spara quello con uno di vita. O sono... dipende dove arrivi. Spara uno dei due e uccido l'altro. Ok. Allora Elio, prova a allontanarmi, vediamo se riesco a salvarti dalle legnate massime. No, quello lo tiro io. Sono quello che ha più vita. Di poco. Allora. Io provo a tirarlo. Aspetta, posso attaccarlo? Lo attiri, non gli fai danno ma attiri e basta. Ah beh, non gli faccio danno adesso. No, adesso deve rientrare nella lava, deve ritornare incendiato. Mi ero dimenticato okay, che non io. Più... Va bene, vai. Adesso se viene fin qua e tu lo tiri ci sta un'altra martellata dentro. Vediamo, Eric, vediamo. Eric quando viene da me il mostro gli salta in testa. Sì, infatti. Vai, skippa. Ah, skippo? Ah, skippa proprio, sì. Sì, ma me lo tanco io adesso. Eccolo. Oh. Beh, sì, allora io sono lì pronto, eh. Ah, prima lo attacco io. Prima lo attacco io che sono qua davanti. Ok? Sì. Prendo la martellata che adesso può prendere i danni. Quindi smitalo in bocca. Così ho 55, quindi faccio questo. Quanto è immune a smite, quindi... Vabbè, meno comunque. Beh, io boh, 16 danni, dai. No, va bene. Ok, io ho fatto. Adesso Rick salti giù. No, non conviene che lo attacchi. No, dai, perché io lo attacco, e poi voi due lo attirate. Cioè, tu lo attiri, Gabbo. E poi lo attira Gabbo. Allora io ci provo, eh. Ma che c'hai? Spara adesso. Allora, aspetta che guardo. Vado. Sì, sì, tu puoi sparare. Yadare! Svang! Qua che gli hai fatto malissimo, gli hai fatto 130. Lo so. Che faccio? Ora Gabbo lo... Vabbè che adesso tanto questo turno sta giù lui. Però facciamolo sempre che attira Gabbo, perché deve, se si rialza deve poter andare da lui. Perché se lo Eric lo ammazziamo senza io e te, prossimo turno. Vediamo, no, perché io poi non ho più cammi con... No, io c'ho l'altro che posso tirare i danni, ma... No. Vai indietreggia. Se puoi. Ma adesso si alza, quindi lui non si muove. Lo so, però vabbè, rimani con... Va bene, però è safe, tanto non è che... Adesso vedi lui aperto, adesso lo attacco. Allora, attaccalo tu prima. Ok. Secondo colpo. Ok. Guarda che possiamo ucciderlo così. Sì. Molto bene. Ah, e adaga. Fa lo stesso. Vai Jail. 14, sparategli. Vai Gesù, sparategli. Sparagli. Fate che lo fa che muore. Ok. Vai Gabbo. Aspetta che devo capire se vado nella lava a sparare. Ma Gabbo? Ah, ha colpito un oggetto in mezzo e quindi è caduto. No, questo è un casino, però. Ma questo è un bug. Non è un bug. Tu tiri l'oggetto e tocca fisicamente un altro. Perché c'era. No, c'era leva. La leva di emissione dello stampo. Vedi? No, ma scusami, mi direbbe percorso interrotto, eh. Ah, non ti dice percorso interrotto, però no, succede no, comunque. No, ho guardato sul secondo. Allora bagherino. Bagherino. Niente, allora, dai. Però se a caso muoio così parli punti esperienza. Non fa niente. Dai, ma sì, ma solo io, ma porca puttana. Vediamo, adesso ci ammazza tutti, vai. Ma Jail deve ancora fare il turno. No, Jail ha sparato. Allontati Jay, allontati più possibile. Si è surriscaldato di uno, quindi deve andare un attimo sulla lava. Allontati, ok. Tanto se rimane sulla lava va bene.
No. No, vabbè, ma che sfiga. Adesso sono morto. No, sono vivo. Ah, tiratemi su, Rick. No, non posso, da osso gufo non posso. Torna umano. No. Vabbè, Gabbo, attaccalo tu. Ah. Posto. Tiratevi su, forza. Allora, adesso... Ah, qua c'è il Grimmo, giusto? Ah, forse lui aveva del Mercurio, no? C'è Remio e Teschio, che gli attacchi allora, non possono colpi critici, resistenza danni da fuoco e ti dà marchio del cacciatore, però armature pesanti. Quindi Massimo allora, torna la porta. E invece c'è l'armatura, quella la splint. No, è un elmo la sua, quello che raccoglie da lui, è un elmo. Però sa che l'elmo che ho adesso... Sono solo l'unico che può portarlo, tra l'altro. È armatura pesante, che cazzo è armatura pesante? Vabbè, me lo piglio io, chi cazzo si fotte, dai. Poi vediamo chi sia. Tu cos'hai adesso, scusa, come elmo di merda? L'elmo c'è punizione. Oh, per carità. Cioè, l'altro ti dà resistenza a fuoco che già ce l'hai. Ti dà marchio del cacciatore e non puoi subire critici. Perché i critici non li posso già subire per l'armatura. Vabbè, perché c'hai quattro strisce, sì. E... Vabbè, comunque, dato me lo metto qua. Poi qualcun altro se serve, glielo do. Allora... Beh, adesso con quell'armatura top, eh. Questa è bella forte adesso. Possiamo farne un altro di oggetto, che ci conviene? Ci serve il mitri, però. Dobbiamo andare a prendere il mitri. Vabbè, sti cazzi, va bene così. Se a voi serve un oggetto, lo facciamo. No, vabbè. Oddio, c'è l'armatura media che è forte per te, eh. Occhio. L'armatura media vabbè. È molto forte per te. Tu puoi metterla, eh. Caro mio. No, quello sì, sì, però adesso c'ho quella che quando curo vi fa disimpegnare come armatura. Poi dopo, quando ma prenderò alla fine quella mia... Sì, ma finale, la prendi alla fine 3. Insomma, conviene che ti prendi questa, siamo qua. Cioè... Vabbè, allora dov'è il mitril? Ah, intanto metto dentro la... Il mitril, cioè da andare a prenderlo. Ma era su. Da tornare su. Che era col pulsantino. Sì. Ah, senti, mi sta rompendo i coglioni sta cosa. Ecco qua. Andiamo su a prendere il mitril. Intanto metto nella molda l'armatura media. Allora, rifugio abbandonato nord-est della foggia davantina attraverso la lava contro il muro della parete, quello che abbiamo preso. Ok. Qua. Ok, io ho messo la molda dentro. E poi al tempio abbandonato. Quello dove si vede il tempio di Shark. Dove si vede il tempio di Shar? Ah, Ancient Temple lo chiama. Northwest of Abandoned Refuge. Across some lava. La location è meno 642x e 252y. Più preciso di così. Ancient Temple. Chi c'è la che gira, Tommaso? L'hai trovato? Ripeti i numeri, Rick? 600? Allora, meno 642 e sulla X e sulla Y 253. Quindi... tipo qua... Eccola, l'ho trovata. È qua, ci si arriva da qui. Ok, ho capito, vado. Tommaso, ci sei vicino? Vieni. Di qua. Dobbiamo saltare, credo. Ah no, da sotto. Qua. Esatto, vai di sotto. La vedi adesso?
Gabbo? Sì, l'ha vista. Okay, ecco, si sta andando. Ah, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata. Adesso torniamo giù. Oppure passa la Rick che fa lui. Tanto nell'inventario. Devo attivare la lava, no? Sì, devi riportare giù la cosa, attivare la lava e pestare. Dopo che hai messo il mitilo, ovviamente. Ma cos'è quel survival check lì? Cosa è successo? No, qua c'è lo stampo per corazza a strisce, pesante. Non c'è quello di quella media, eh? Sì che c'è, era lì. Non c'è qua. Shield. No, ma sono io dentro. Io qua non vedo niente. Non vedo niente. No, è già dentro. Ok. Devi quindi solo tirarlo giù. Passate il coso a Rick. Ok, allora, Rick, ce l'hai. Devo fare leva della forgia, no? Sì, tira giù la forgia. No. Adesso andrà giù, immagino. Ah, metti anche il mitril dentro. No, mi fa. Adesso non posso. Se provo a fare. No, si è buggato. Nella loggia degli stampi non me lo fa fare. Allora si è buggato. E prova a venire tu. Sto arrivando. Però questo qua è un bug, è capitato anche a me. Ah no, nel crogiolo mi fa mettere l'oggetto. Eh adesso. Sì, è lì devi metterlo il mitril. Nel crogiolo. Ok. Metti il mitril lì dentro. Quando l'hai messo, adesso allontanati. Ok, dovrebbe aver funzionato. Adesso dovrebbe andare giù la piattaforma. Okay. Ok. Adesso attivi la lava, ripestiamo e hai l'armatura. Vado. Stai lì. Ah, beh, ok. Vado ad accendere la lava. Noi possiamo andare a fare riposo lungo e poi uccidere i non morti che ci hanno spaccato l'ultima volta. Ah, è alla crash. Sì, e presto scopriremo quell'enemy of justice che ho a chi è riferito. Eccola! Che pesa tantissimo. Perché tu, Gabbo, non puoi utilizzarlo quell'enemy of justice, perché è pesante, secondo me. Ma conta come avviamo, quindi ti toglie 3 CA di quella Constitution. Sono ingombrato io, figurati. Vabbè, se le equipaggi non più, però. Olè, eh. Adesso hai 20 di CA. Vabbè, c'ha 16 più... E poi riduco di 1 tutti i danni. È bello forte, eh. Va bene, adesso possiamo andare al campo, direi. Eri ha rubato qualcosa da Gabbo. Perché? Ah, non ti vedo, Allora. Effettivamente io abbiamo finito tutto quello che c'è da fare qua alla forgia, no? Quindi adesso ci manca la crash. Manca la crash, mountain pass e la crash. E i non morti, quelli che ci hanno spaccato l'ultima volta. Anche perché Gabbo, noi siamo... Sì, non sta parlando da... Gabbo, sei mutato? Sì, sono mutato. Ok, dormiamo, dai, senza che vi cominciate a spingere, altrimenti... Io sto spingendo nessuno. Io. Accettate. Non è abbastanza scotto da campo? Cosa sì che abbiamo?